Un saluto vitaminico dal vostro Zerganti, e bentornati in questo nuovo episodio di Fairy Tail. Ci eravamo lasciati l'ultima volta con la scoperta che il terzo maestro della gilda è diventato anche il sesto, e avevamo fatto un paio di missioni per la ricostruzione e l'ampliamento degli vecchi fasti della gilda. Quindi, il negozio di oggetti, la bacheca è molto più grande adesso e il laboratorio là dietro. Detto fatto, adesso abbiamo una nuova, un nuovo meccanismo, che è quello che ci permette di sbloccare le stelline che sono ancora incatenate del potenziale dei vari personaggi, e per farlo dobbiamo avere queste discussioni con le stelline in alto. Mi raccomando, prima di continuare, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciatemi un like per supportare la serie e il mio canale, e iscrivetevi anche su Instagram e su Twitch. Grey, facciamo un altro, andiamo all'avventura facendo un altro lavoro assieme. Perché me lo chiedi così tutto all'improvviso? Ho appena preso una richiesta. Ecco il report. Un lavoro per Grey e Giulia. Non riesco... ti aspetterò là. Vieni da solo, ok? Lei vuoi, chiaramente le vuoi sempre stare da solo con lui. Ah, se n'è già andata, non posso dirle di no. Una richiesta costruita, fatta apposta per due. Richiede come membro Grey. Andiamo, Grey. Ah, mi chiedo come sarà essere in avere l'opportunità di lavorare assieme come coppia. Solo noi due. Stai troppo tocchignando. Mi stai rendendo nervoso, non a mio agio. Ah, dici? Dai, non vederla da questo punto di vista. Siamo nel mezzo della gilda, ci stanno guardando tutti. Che teneri, la coppietta felice, è meglio che vada. Fate gli appuntamenti, prendete i lavori per fare gli appuntamenti, ora? No, 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 non c'entra niente. Possiamo andarcene, andiamocene. Ah, Grey, non essere così, così negativo e assertivo. È così che tratti le signorine? Smettila di parlare così! LOL. Ah, abbiamo anche Giulia in party, finalmente. Ah, sono loro due, basta. Ok, dobbiamo andare alle grandi pianure, il che ci viene anche a fagiolo, perché nelle grandi pianure, se non dico una cazzata, una cavolata, dobbiamo prendere anche degli oggetti per un ampliamento, mi sembra. Com'è la situazione mappa? La situazione mappa è che abbiamo un ampliamento qua sulla destra, il che è fantastico, che ci semplifica notevolmente il lavoro, lo possiamo già fare adesso. Poi abbiamo due quest per la strada di abitanti, speriamo di avere già gli ingredienti che loro ci chiedono. Questo è per... no, non voglio tornare indietro, torneremo indietro più tardi. Non ho capito per che pezzo è, non l'ho letto. Cos'hai bisogno? Chipped Fang, non ne abbiamo, mannaggia. Ma... vabbè, 5 metri... Speriamo di avere i materiali per la prossima quest. No, delle Bent Claw. Non le abbiamo neanche quelle. Vabbè. Combattendo le troveremo. Sperando solo che appunto le quest non spariscano. Non penso. Ok, le grandi pianure. Le grandi pianure sono un posto spaventoso, abbiamo visto. Saturiamo un po' la mia faccia che sembra un cadavere. Ok. Allora, speriamo che questi abbiano la debolezza. Allora, loro hanno la resistenza all'acqua. Non sarà una cosa positiva. Resistono. Non è una situazione proprio... gioviale. Gli è aumentato anche l'attacco. Ma come vi aspettate che io faccia? Scusate. Ok, knockback. Insistiamo. È morta. Ok, anche se muore, prende comunque i punti.
Oltretutto uno dice, dovresti livellare. Non potevo. Non mi ha dato. Cioè, fino a questo momento non ho avuto l'opzione per poter liberamente andare a farmare. A parte che in quella missione, chiaramente. Cos'hai bisogno? Facciamo lì la delivery. Però. Gli abbiamo fatto la delivery, però mi serve un'altra Bad Claw. Dovrebbe essere l'ultimo questo. Sono vicini? Alleluia. Ah, però ci sono due sirene. Water Nebula. Benissimo, anche questo. Ah, però. Straight Punch. Va bene. Ok, è andato indietro lui, mannaggia. Però facciamo prima le sirene. Ma non ci riusciamo. Vediamo con la Water Nebula. Una è andata, perfetto. Ok, paralisi. Benissimo, è rimasto solo il golem. Non ho potuto fare la cena alla fine. Benissimo. Un'altra Band Claw. Forse siamo a posto con le Band Claw. Immagino che questo sia basti per finire la quest. Non è stata troppo difficile. Niente che ci spaventi, ci siamo assieme, mio caro Grey. Spero che potremmo essere ancora. Ok, falla finita. Il job è finito, andiamo a casa. Oh, sei così freddo. Ma è solo un'altra cosa che amo di te. Grey, guarda. Così. Quindi non era l'ultimo di loro dopo tutto. Come posso essere stato così sbadato? Grey, sei ferito? Stai bene? Cosa succede qui? Togli le tue mani di dosso, sto bene. Adesso neanche un graffio. Oh Grey, sono così felice che tu stia bene. C'è qualcosa, se qualunque cosa ti accadesse io sarei disperata. Ma cosa sono questi abbracci? Levati. Non vuoi un po' di coccole? Dai, che non ci vede nessuno. E poi siamo solo noi, no? Dai, basta. Grey, tesoro. Aspettami. Benissimo, abbiamo fatto tutti i target. Ritorniamo alla base. Non ci provo neanche a prendere quello col martello perché è gigante. E ha un'aura viola minacciosissima, quindi evitiamo. Torniamo in città. La barchetta? Ok. Ok, allora. Vediamo se possiamo. Ah, infatti, questo mi dice che abbiamo completato la quest che ci aveva proposto. Credo. Mi sembra che la V in questo caso significa che abbiamo tutto. Esatto, le Band Claw. Ci ha dato un altro frammento di lacrima, mentre credo che l'altra non sia completa. No. Se non c'ha la V vuol dire che... Nada. Ok, il reparto è fatto. Tempo di tornare a casa. Hai piani per questa sera? Non ti dispiace se puoi venire? Non mi dispiacerebbe se tu venissi nella mia camera e noi potremmo... Ma non vivi nel dormitorio delle ragazze? Non posso andare lì. Comunque sono stanchissimo, me ne vado a casa. Oh, che peccato. Ah, mi quasi dimenticavo. Grazie per l'aiuto che mi hai dato là. Se ne sono uscito senza un graffio è grazie a te. No, non devi ringraziarmi. Sono contenta che tu stia bene. No, va bene, mi hai aiutato davvero là. Sono felice che tu fossi là. Poi ti stai dicendo che non puoi vivere senza di me? E vuoi spendere tutto il resto della vita con me? Non è quello che sto dicendo. Oh, Grey, vivremo felici. Una vita felice per sempre, dopo tutto. Lui, no! Poverino. Ok, Giulia, imparti con noi. Perfetto. Juvia is now a companion. Oh là.
Allora, va benissimo lei, potrei togliere Giulia, potrei togliere Lucy e mettere Erza, ma tutta la vita. Lacrime, come siamo messi? Ok. Benissimo. Perché Light in lacrima? Oh, dovrebbe essere più facile ora avere nuovi amici, no? Continua con gli upgrade. Va bene. Get your strength up before the training camp start. Ok, devo entrare tra le prime 100 gilde prima che inizi il campo. Chiaro. Mi servono. Vabbè, qua 10 posso aumentare lei. Ma porco cane, col sagomato. Col sagomato di cartone. Ora, il discorso gilde, come siamo messi? Siamo 114esimi. Ok, possiamo aumentare e salire. Possiamo fare l'upgrade di qua. Wow! Abbiamo aggiunto dei nuovi materiali. Gli upgrade sono finiti. Perfetto, quindi saliamo, abbiamo già fatto la quest. Rank up, ora siamo C. Mavis. Congratulazioni a tutti, sono così sollevata che la gilda si stia muovendo di nuovo. È emozionata di vedere che cosa c'è in serbo per noi all'interno dello store. Oh, possiamo avere più Magic Combo. Abbiamo una nuova Extreme Magic che può essere sprigionata nelle Magic Combo, che si chiama i 3 Pillar Gods and Giant. Abbiamo ricevuto un oggetto già te la consiglio per incrementare i nostri per l'incremento del nostro rank. Va bene. Sì, vorrei non reportare al Master, vorrei poter. Ecco, questa è una cosa che non mi sta piacendo. Cioè, il fatto è che se io per sbaglio completo un determinato tipo di quest o di richieste, e poi la storia diventa story driven, cioè non posso decidere dove muovermi. E io vorrei fermarmi un secondo a livellare, perché sono, mi rendo conto di essere molto basso e non posso. Questa è una cosa che mi dà un po' noia. Ce l'abbiamo fatta! È il nostro turno. Daremo a quei ragazzi. Daremo a quei mocciosi la nostra miglior magia, la mia Extreme Magic. Questo sembra veramente figo. Non sei giovane come una volta, vecchio. Rilassati. Laxus, io non sono ancora vecchio. E non c'è niente. Ok, la vuol provare. Ok, non mi tratterrò, forza. La 3 Pillar Gods di Makarov. Ah, ti piace, eh? La mia magia ci salverà tutti. Ok, quando prendi danni durante la battaglia hai l'opportunità di triggerare la Extreme Magic Rescue. Questa chance aumenta più sei nei guai. Comunque, posso anche aiutarti con i miei attacchi. I miei attacchi sono potenti, ma mi lasciano scoperto. Quindi tu devi. Make the opportunity with your chain. Quindi serve un'opportunità con la tua chain. Extreme Magic, eccola qua. È fichissimo, Makarov. Allora cosa ne pensi della mia magia estrema? Che fa male, non ti sei proprio trattenuto, eh? Hai bisogno di allenarti di più, Laxus. Quando usi la Magic Chain, c'è una chance che tu sia in grado di attivare l'Extreme Magic Finisher al posto che una regular one. Aumenta i tuoi rank di gilda e magari troverai altri che ti aiuteranno. Ok, aumentando il rank di gilda troveremo altri Extreme Magic di altre persone. No,
Datti una calmata, lucertola malandata. Come mi hai chiamato, pervertito? Vuoi andare? Oh, stanno litigando di nuovo. Mi chiedo che cosa sia stavolta. Beh, qualcuno... Ah, no. Qualcuno ha sollevato il fatto che chi sarà il migliore per essere rappresentante dei Fairy Tail per i giochi. E hanno cominciato a litigare. Non cambiano mai. Ok, facciamo la finita qui. Sì. Ehi, poi due. La Gilda ha preso già abbastanza schiaffi. Ma nonno, zitto e ascolta. Se volete proprio combattere, allora ci sono delle regole. Se siete d'accordo con esse, allora scegliete un posto, un duello. Fate un duello, basta che non vi uccidiate. Un duello? Questa cosa mi interessa. C'è un buon modo tra gli alleati per allenarsi tra di loro senza farsi del male e seguire le regole. Va bene, Gray. Duello, ora. Non ho bisogno che tu me la dica, preparati. Ok, ma seguite le regole, mi raccomando. Ora i duelli sono available. Partecipa ai duelli con i membri della tua base per una battaglia 1-1 e riceverai una ricompensa la prima volta che vinci contro di loro. Oh, non è ancora finito e già mi sento stanca. Ok, nella foresta... Ok, posso fare delle quest? Oddio, grazie. Ci sono anche queste ripetibili. Accettiamo un paio di quest. Facciamo un paio di quest. Dobbiamo sterminare dei lupi. State combattendo di nuovo? Erza, no, niente. Sai, noi ci divertiamo così. Già. Bene. Venite con me questa volta alla richiesta. Nessuna scusa. Va bene. Oh, una volta. Che carini. È un po' che non vi vedevo così andare avanti e indietro. Sarà... Posso prenderne più di un'altra? Ah no, ok. Wolf Extermination è dove? Alle plane. La domanda è... c'è stata questa scenetta perché avevo loro tre nel party? O perché effettivamente questa missione prevedeva questa scenetta? Una cosa che mi domandavo. Beh, penso di no, perché effettivamente io avevo Wendy ed Erza, quindi no. È obbligatoria. Le bestie sono deboli al freddo. No, le arrostirò. No, si può fare meglio col mio ghiaccio. No, col mio fuoco andremo a vincere. Va bene, facciamolo assieme. Va bene. Ma allora, i lupi. Ma di che lupi stiamo parlando? Quei lupi terrificanti che ho visto prima? Perché quelli menano, raga. Ok, si sono girati. Vediamo cosa sono deboli. All'acqua. Quindi aveva ragione il buon Gray. Un flash. Ci ha bruciato. Oh, Erza sale di livello, benissimo. Sì, è una missione un po' stupida. Effettivamente è una missione un po' stupidotta. Non cambia niente, tanto su single target alla fine i danni sono sempre un tassellino, quindi non ha senso impegnare più mana del necessario. Da due attacchi normali dopo, non sprechiamo mana, siamo a posto. Thornhildle. Questo?
Ok, abbiamo lo speed up noi. Ah no, ce l'ha lui. Proviamo a dare un colpo più serio. Non dovrebbe cambiare niente. E invece... Ok, ma i danni... È strano, perché i danni rimangono sempre su un tassellino solo. Però, obiettivamente, abbiamo fatto molti più danni. Se lo uccido vuol dire che... No, ok. A lui i danni non sono cambiati molto. Non voglio fare il chain. Ok. Ho sbagliato tasto. Di brutto ho sbagliato tasto. Ok. Finiamola, finiamola. Non ha senso portarla più avanti del normale. Ok, li abbiamo fatti tutti. Bene. Lo sapevo che saremmo tornati al top. Cosa? Ho fatto meglio di te. Se continuate a combattere, Erza si arrabbierà. Non me lo volevo dire, ma... Va bene, gli amici devono combattere di tanto in tanto, devono litigare di tanto in tanto. Che cosa diavolo hai detto? Oh, la aggiusteremo subito. Fatti sotto, stupida lucertola. Vabbè, questo è il modo in cui loro vanno d'accordo, lo sa anche Erza. Abbiamo fatto dei gradi, molto bene. Cosa c'è, Lulu? C'è qualcosa in testa? Sto cercando un libro. È stato pubblicato 7 anni fa, proprio prima che andassimo... Proprio dopo che siamo andati a Terror Island, ma non riesco a trovarlo nei negozi. Come si intitolava? Questo. Oh, l'ho visto questo qua nella stalla. Davvero? Allora andrò a cercarlo. Che libro stava cercando? There's a character story for you to play. Ok, ci sono delle storie dei personaggi che posso giocare, perfetto. Ok, quelle le abbiamo risolte. Tecnicamente io potrei risolverne di più. Potrei fare più quest per aumentare chiaramente il prestigio. Ma preferisco fare una missione di un membro. Ok. Customized team member, posso aggiungerne? Sì, allora vabbè. Natsu. E Wendy. Mannaggia, voglio giocare con Wendy. Vai e trova il libro. Ok, il libro è qua. Non lì, nella cattedrale, ma... Vediamo se lo troviamo. Ok. Plain prune. L'ho trovato! È come aveva detto Levi. Compri qualcosa? Quant'è questo libro? Fairy Tail Wizard, un mago di Fairy Tail. Scommetto che tu guadagni un sacco nel tuo lavoro. 200.000 jewels. Non pagherò mai così tanto. È un furto. Vabbè, io non ti venderò quel libro. Ma se ne hai vero bisogno, perché non lo scambiamo? Sì? Trovami tutto quello che sta scritto qui e io te lo darò indietro. Questo è banale. Perché devi essere così verso una ragazza? Perché non puoi vendermelo a un prezzo ragionevole e basta? Ah, bene, bene. Quindi immagino che Fairy Tail non è così meravigliosa e grande come dicevano. Non possono nemmeno permettersi queste piccole cose. Stai già soltanto cercando di provocarmi. Va bene, lo farò. Bene, buona fortuna. Non possiamo rischiare che il nostro nome venga infangato. A Fluttering Rainbow's Feather. Una piuma arcobaleno. Va bene. Dove la trovo? Where can I find this? Tanto prendiamo qua.
Fuori. Perfetto. Quindi sarà nella foresta? Maybe yes, maybe not. No, sempre le plain. È tutto nelle Great Plains. È tutto lì. Oh, yes. È subito qua. Ma come... Ah, ma non riesco a fare 30.000 danni, ragazzi. Cioè, 30.000 danni non li farò mai. Ragazzi, 30.000 danni sono tanti. Ma erano 30.000 o 3.000? Aumentiamo l'attacco nostro. Ok, dai un fist e basta. Ma non posso farcela. A far quel danno, ma mai nella vita. Ah, oh no, Rainbow Feather. Ok, avevo paura che fosse dietro il masso, non che fosse su quel pennuto. È andata bene. Era la nostra opportunità per fare più danno lì, però, amen. Ogni volta respawnano negli stessi punti? No. Sembrerebbe invece. Bene, ho preso la roba che mi hai chiesto. Posso avere il libro adesso? Grazie, te lo darò. Ecco qua. Non lo buttare, vale 200.000 jewels. Oh, ma... Che cosa intendi con il prezzo che ti sei praticamente inventato? Non ho idea di cosa tu stia parlando. Abbiamo fatto qui. Ce ne andiamo. Ha provato a fregarci e noi diciamo, ma vale così tanto? Non sono felice di questo, ma comunque, ho il mio libro. È tempo di andare a casa e cominciare a leggerlo. Assault After Book. Ah, ha aumentato il suo rank limit. Perfetto. Benissimo. Abbiamo aumentato il rank limit di Lucy. Molto bene. E direi che possiamo fare... Mi sembra che... Non lo so, ragazzi. C'è qualcosa che non va. Sembra che il sistema di level up, almeno della gilda, sia dannatamente rapido. Cioè, sono già a C. Probabilmente sono io, eh. Ok, andiamo avanti con la storia. La Boundary Forest. Ok, dobbiamo raggiungere la spiaggia che è più in là. Sky Roar, perfetto. Non li fai molto. Però almeno hai una buona linea retta. Perfetto. Non ci danno molta XP. Direzione A, a destra. Ok. Ah, è qua. Mary Jane. Abbiamo sbloccato la spiaggia di Akane. Ogni volta che sento Akane, ragazzi, mi viene in mente Akane Kendo. Non riesco a non pensare a Ranma Mezzo. Ok. Classica scena in costume? Oh, la spiaggia! È qui che ci alleneremo? Lucy, non ti sei ancora cambiata? Sapevo io. Classico. Era questo forse l'underwear che si era comprata. Ma ti sei davvero già cambiata? Cos'è successo all'allenamento? Non me ne sono dimenticata, ma devi trovare una via di mezzo.
Divertiti tanto, mangia tanto, dormi tanto. Penso di essermi persa un punto quella del training. Ma abbiamo solo 3 mesi. Vabbè, ma Erza è un mostro, lascia perdere. La spiaggia! Non siamo qui venuti qui per giocare. Natsu, c'è un grosso pesce là. Tempo perfetto, possiamo allenarci contro i pesci? Elimina i pesci del... i mostri della... della spiaggia. Ok. Ho un favore da chiederti, Thornhild, le abbiamo, ma è il tipo del, dello stesso pattern dell'omino che ci ha venduto il libro. Va bene. Plimprune. Vabbè, famo fuori lì, pesciozzi. Allora, i pesciozzi non si sa a che elemento sono deboli. Brava Wendy. Non penso siano deboli al fuoco, ma lei in costume. Madonna, quanto è fanservice sta roba! Come fanservice sta roba? Cioè, loro sanno che la gente, che la maggior parte dei fan di Fairy Tail è malato di Erza. E allora la devono mettere subito in bikini. Raga, è a dei livelli che è quasi è imbarazzante anche per me, vi dico la verità. È un pelo imbarazzante anche per me. Però, vabbè, che ci devo fare? Brava, un pugnettino basta e avanza. No, non è morto col Moonflash. Nandayo. Ok. Oh, questo ci fa fare XP, è di brutto anche. Dov'è? Ce n'è un altro. Mi ha preso là dietro. La chain permane tra un combattimento e l'altro? È una domanda che mi stavo ponendo. Sì, che permane. Ciao. Già morti da mo. Non mi ha fatto fare il finisher. Ah, pazienza. Ok, lei è il supporter. Lei raisa tutti in una maniera speed, attack, difesa. Piace Wendy. Più di Lucy, io non sono un grande amante di Lucy, ragazzi. Beh, ve le sarete già accorti. Bam! Ce la fa uccidere il secondo sto giro, sì. Perfetto. Tackle. Si sa cosa sono deboli, non si sa ancora. Oh yes, è a posto. Moonflash, siamo ok. E si sale. Photon Slicer finalmente. Lo avevamo il Photon Slicer all'inizio nel prologo. Ok. Niente, si sta parlando di un training camp che non esiste. Eccola anche lei in costume, evviva! Brava signorina Lucy, senta la terra, senta il vento, senta l'energia intorno a lei. Diventi tutt'uno con la natura. Ah, fa male. Sua madre è stata allenò il suo spirito celestiale, la magia del suo spirito celestiale allo stesso modo. Hai mai sentito parlare della magia primordiale? Io penso che sia la magia dal quale tutte le altre magie si originano. È quella che, quello che ha detto Ade, ed è quello che, lui voleva. Ho sentito di lui da mia madre una volta, ma non mi ha mai menzionato Zeref o il grande Magic World, il mondo della grande magia. Ha detto che c'era, che sembra essere ovunque, ma è anche molto raro. Ha detto che è forte abbastanza
da far cadere ogni nemico, ma altrettanto fragile. Ha detto che tutte le magie vengono dall'amore. Quindi io penso che la magia primordiale sia l'amore stesso. Penso che sia una meravigliosa interpretazione, Lady Lucy. Forse Ade non avrebbe voluto trasformare. Trasformarsi in oscurità se avesse saputo di questa mia interpretazione, non avrebbe intrapreso la via malvagia. Più forte, sì, signore. Più forte, più forte. Sì. Distruggerò chiunque non ci prenderà seriamente. Gli farò vedere quanto forte siamo. Virgo. Principessa, brutte notizie. Virgo, cosa c'è tutto un tratto? Quindi gli spiriti erano bloccati nel mondo degli spiriti. Ah, e anche gli spiriti erano bloccati nel mondo degli spiriti per tutto il periodo in cui eravamo all'interno della ferisfera, della sfera. Oh, terribile, quindi è tutta colpa di Lucy? No, non è un problema. Il mondo degli spiriti celestiali sta per collassare. Per favore, aiutateci. Il re sta aspettando. Ci è stato detto di portare tutti. Lascia a noi. Lascia fare a noi. Potrete viaggiare nel mondo spirituale fino a che avrete dei vestiti contenenti dello spirito celestiale. Adatti. Ma questo è il mondo degli spiriti? È così bello. Eccolo il King. Benvenuti, vecchi amici. Quindi tu sei. È gigante! Che baffi! Tu sei il re celestiale. Quindi tu sei quello chiamato lo re. Così maleducata. Abbiamo saputo che il mondo degli spiriti era sull'orlo del collasso. Lucy, amici, celebriamo il mio ritorno con un banchetto. Ma il collasso? Era una trappola. Grande. Siamo venuti tutti qui per celebrare il suo ritorno, Lady Lucy. Acquario, eri sorpresa? È solo una volta, ok? Grande Plue. Il Canis Minoris. Quindi, che cos'era? Sei spaventato. Ehi, tutti, è stato un po' che non ci vediamo, eh? Ora venite con me, Lucy. Dai. Mangiate, bevete, siate gioiosi. Il banchetto lo offro io, vecchi amici. Però non c'è il cambio di musica, è tutta costante, minchia. Sto morendo, c'è l'ansia. E piange. Grazie a tutti, siete i migliori. Vi auguriamo il meglio, amici miei, il successo, che le stelle possano guidarvi e proteggervi. Oh, gli spiriti celestiali tengono molto a noi. Sono i migliori amici che che non avrei mai potuto chiedere al mondo. Sono molto fortunata. Ah, mi sono dimenticato di dirtelo. Il passare del tempo nel mondo celestiale è più lento. Quindi un anno è un giorno nel mondo reale. Un giorno nel mondo degli spiriti equivale a 3 mesi nel mondo umano. No! È già il momento di andare ai giochi. Ridacci dietro al nostro tempo, stupido idiota coi baffi. Sarebbe stato troppo bello. La stanza dello spirito del tempo. Abbiamo ancora tempo. Abbiamo 5 giorni di allenamento. Saremo pronti. Non è permesso dormire a nessuno. Il piccione sulla testa di Ezreal ha qualcosa nel suo piede. Un messaggio. Lasciami vedere. Cara Fairy Tail, venite al ponte rotto sulla collina.
Non hanno neanche detto per favore. Che cosa dovremmo fare? Cosa se è una trappola? Non lo scopriremo finché non andiamo. Ma porco Giuda, li hanno trappati. Episodio 2, la Crime Sorcière. Il giorno è stato speso. È stato un giorno speso lì, costato come 3 mesi. Quindi dobbiamo andare a conoscere questo misterioso figuro che ci aspetta. Ma se vado di qua? Ah, ok, esco. Ci aspetta sulla collina, dal ponte. Magari potrei cambiare il team, ecco, quello sì. Potrei mettere al posto... Scherzavo, non posso. Chi è che ci ha chiamato? Non c'è nessuno qui. Forse uno scherzo? Ma che... Il ponte si è aggiustato. Evidentemente qualcuno vuole che la attraversiamo. Possiamo tornare indietro? Non hai idea. Scopriamolo. Ok, vai sul ponte sospeso, attraversalo. Vediamo questo qua sulla sinistra, dovrebbe avere una quest per noi. Lizardman. Mi sa che non dovevo fare questo, vero? Ti spaccano? Armor! Non penso di fare molto col mio fuoco, ma vabbè. Ah, però il knockback è buono. Photon, sì sì. Photon Slicer. Vabbè, li abbiamo mandati dall'altra parte della mappa. Almeno quello. Poison. Urco cane. Il... Quanto ili? Onesto. Benissimo. Ma è inutile fare qualunque altra cosa, ci serve l'attacco più forte. Chi mi uccide? Sono tutti AOE comunque. È debole allo Sky Dragon. Però lei fa pochi danni, per quello non l'ho tirato prima. Ce la facciamo? Sì. Per un pelo, eh. Crimson Lotus, Fire Dragon Fist. Alleluia, stiamo diventando forti come lo eravamo nel prologo di 7 anni fa. Almeno quello. Ok. Se riesco a trovare un momento dove posso allenarmi veramente un po' per gli affari miei, livello un po' e la prossima volta siamo un po' più forti. Oh, c'è qualcuno, stiamo attenti. Ma sono dei maghi? Parla con la gente sospetta. Revival Remedy, vuol dire che morirà qualcuno. Chi sei tu? Un'altra gilda? Jellan Fernandez. Grazie per essere venuto, Fairy Tail. Jellal. Non sei cambiata, Erza. Sapevi già della mia fuga? Sì. Questo non era nei piani. Meredy e Dio l'abbiamo fatto evadere. Non abbiamo fatto niente. Praticamente ha fatto la maggior parte del tear. Meredy. Yuva. È stato un po' che non ci vediamo. Questi ragazzi... Sono del Grimor. Aspetta. Non sei qua per combattere, vero? No. Non ci aspettiamo di redimerci per tutti i peccati che abbiamo commesso in questa vita. Ma almeno vogliamo aiutare quelli a cui abbiamo rovinato la vita. Come a Jellal. Non c'è bisogno.
Eravamo entrambi ammaliati dall'oscurità, ma questo ormai è passato. Stella, i tuoi ricordi sono tornati, mi ricordo tutto chiaramente. Tutti i miei ricordi sono ritornati quando io ero in prigione circa 6 anni fa. Erza, non so che cosa dire. Io sono responsabile per tutto quello che è successo alla Torre del Paradiso. Jellar era sotto il mio controllo, non biasimatelo. Non mi sono rassegnato alla morte durante la mia prigionia, fino a che Altera e Meredith non mi hanno fatto uscire. Quindi hai trovato una ragione per vivere? No, niente di tutto ciò. Abbiamo creato una gilda, non una gilda legale o una gilda oscura, ma un'indipendente, la Crim Sorcière. Abbiamo solo un obiettivo, Xerath e le gilde oscure. Noi siamo una gilda che punirà l'oscurità da questo mondo. Quindi nessun mago verrà più preso dall'oscurità come noi. Questo è meraviglioso. Dovrebbero riconoscervi come gilda legale? Sono un fuggitivo, non possono. E siamo parte della Grimor Heart. Ma non vi abbiamo chiamato per introdurre noi stessi. Sarete i giochi magici, giusto? Abbiamo qualcosa da chiedervi. Abbiamo percepito una magia inusuale ogni anno durante i giochi. E vogliamo scoprire che cosa si tratta. Questa magia è come se fosse Xerath. È possibile che è possibile che siamo gli unici a riconoscerla perché eravamo così vicino a lui. Xerath. Dobbiamo scoprire le sue origini. Potrebbe darci degli indizi su dove si trova Xerath. Certo. Comunque, quando combatterete nei giochi, noi faremo il tifo per voi. E potremo controllare tra i combattimenti. Sembra una cavolata, ma potrebbe funzionare. Sei sicura, Erza? Una strana magia nello stesso luogo in cui tutte le gilde di fiore verranno radunate? Mi preoccupa. Sono d'accordo. Rent, money. No, non in jewels. Vi ripagheremo con cosa? Ah, ci potenzieranno con l'arc time migliorato. Immaginatelo come un power up. È un pelo differente. Ok, all'interno di ogni mago c'è come una specie di container che decide i suoi limiti magici. Persino quel container può diventare vuoto. Viene riempito tramite nei nostri corpi in modo naturale dall'assorbimento di Eternano dall'atmosfera. Ma in accordo con le recenti scoperte, questi container hanno un'altra parte che viene usata raramente. Tutti hanno il potenziale di accedervi. La seconda origine, la mia Arc of Time, vi permetterà di usarla. Tecnicamente potrete combattere di più e con magie più forti. Fantastico! Però il processo fa molto male. I suoi occhi sono spaventosi. Vai, 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 butta, 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 frega niente. Fatto un po' male. Non ti ho visto sin dal tempo di Taro Island. Immagino che per te sia stato solo qualche giorno. Sei cambiata in questi 7 anni. Sì, ho deciso di riconoscere i miei peccati. Sono stata abbandonata da mia madre e mandata al bureau dello sviluppo magico. Poi lei prese te e Lion come discepoli, quindi ho deciso di prendere la mia vendetta su di lei. Ho incontrato Ade e ho studiato l'Arc of Time. Mi era stato detto che se si fosse risvegliato Xerath e avesse portato il Grand Magic Word, l'Arc avrebbe portato indietro la mia felicità. Ho ferito così tante persone cercando di cambiare la mia vita maledetta in una felice. Sì, ma al di là di tutto non sei una cattiva persona. Forse. Ma le cose che ho fatto non possono essere perdonate. Se io posso fare qualcosa
per sopportare questi peccati, per portare meglio questi peccati, beh, non è già abbastanza? Non è meglio vivere e lavorare con un obiettivo futuro che invece vivere come essere già morti? Bene. Benissimo ragazzi, io penso che per questo episodio potremmo anche fermarci qua. Io devo assolutamente farmare come non ci fosse un domani, sono stra indietro. Solo che non c'è stato un momento vero dove potevo fermarmi e farmare un po' e poi dire vabbè, registro poi tra i due. Non potevo. Io vi ringrazio, vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciarmi un like, a seguirmi anche su Instagram e su Twitch dove sono attivo lunedì, mercoledì e venerdì. Mi raccomando perché questa serie è molto importante per il canale. Vi auguro una buona serata e un trifoglio per te, uno per me e uno boh. Vabbè, ciao ragazzuoli, buona serata.